Ok, la registrazione sta per partire. Perfetto, procediamo con l'appello. E eventualmente mi dite anche le giustifiche. Grazie. Presenze con giustifica, grazie. Corrente. Presente giustifica, grazie. Pugnato. No, grazie, si presenta. Minardo. Enrico. Buongiorno a tutti, è presente. Maesano. Mancuso. Papata. Sordini. Buongiorno a tutti, è presente. Sulla piattaforma caricato il verbale del 14 dicembre, se vogliamo fare l'approvazione verbali. Cugunato, io approvo, l'ho già letto. Basta. Vabbè, allora, leggetevi il verbale cortesemente, prendiamoci, che ne so, il 13, prendiamoci 7 minuti, alle 20 approviamo il verbale, ok? Va bene. Grazie. Maria, perdona, Certo. Sì. hai letto il messaggio? No giustifiche per me? Sì, tutto a posto. Ok, grazie mille.
Pronto, mi sentite? Sì. Io non sento nessuno. Che è un momento di silenzio. Si sono tutti mutati perché stanno leggendo il verbale. Leggendo il verbale. Va bene, presidente. Se riesci, leggilo anche tu, che poi ci dai l'ok tra un paio di minuti. Allora Maria, io l'ho letto, per me il verbale va bene, i consiglieri? Per me va bene. Sì, va bene anche per me, è corrente. Allora io gli ho girato sulla chat e anche... Maria, non so se la dovrebbe averla messa sulla piattaforma. Sì, sì, sì. Una lettera che ho ricevuto dalla Will. Will. Dei lavoratori del turismo e del commercio. Allora, me la leggo, ce l'avete sotto mano immagino, giusto? Chi è entrato? Di Nardo, chi è entrato? Leonardo e Maestano. Allora, innanzitutto aspetta, proviamo il verbale. Allora, per me va bene, se è tutto tace, ha approvato il verbale. Oh, ok. Consigliere Enrico? Sì, l'ascolto. Senta, io le ho inviato anche lei questa cosa, è una roba chiaramente di commercio, che però c'è stato un chiarimento, mi hanno chiesto a me di poter appunto chiedere un chiarimento e quant'altro. Vediamo se bisognerà fare una commissione. Se la vuole cortese, se la legge insieme a me, così la segue. Ma già l'ho letta, no, già l'ho letta. Oh, perfetto. Ha qualche notizia in mezzo? No, sapevo che era stata sottolineata questa ipotetico errore, però se non ricordo male, ma in via non ufficiale, sicuramente posso dirvi che probabilmente non era un errore. Chi ha letto questa determina ha preso viale piazza Enrico Fermi come un'altra postazione, ma credo che ci sia stato un fraintendimento tra chi ha segnalato e effettivamente ciò che era scritto sulla determina. Però questa è una risposta ufficiosa. Ma dato che dovremmo sentire, immagino, la Terracciano, Guastella. Sì, ma più che altro, più che anche loro sicuramente, ma soprattutto appunto il Dipartimento, attività produttive comunale. Ma lei intende convocare la commissione oppure lo devo fare io? Che è giusto che io magari, ecco, siccome non sono stato, informato ecco di questa cosa, ne prendo atto a questo punto, se cortesemente, sì, appunto,
Io gli ho detto se, magari se si può rigirare anche alla commissione quinta questa nota, dopodiché valuteremo quando poterla richiedere questa cosa eventualmente. Sì, ma io ce l'ho, dico in forma ufficiale se vogliamo rigirare la commissione quinta. Perché è quell'altra, perché io alla Maria ti ho girato tutto. Ok, la commissione per il discorso formale, però c'hai tutto. Fammi sapere. Va bene. Mi posso vedere di convocarla. Io sicuramente per questo giovedì non posso, perché per il prossimo giovedì potremmo eventualmente provare ad incastrarla. Sì. Non c'è proviamo. Il calendarizzato, sennò quello dopo. Ma l'impegno c'è, devo solo capire quando. Poi c'è un altro argomento invece che mi hanno chiesto sempre delle delucidazioni in merito, però riguarda l'Euro SPA, che purtroppo abbiamo avuto l'amministratore l'altra commissione, un mese fa, prima di Natale, no? Quella del 14 che abbiamo corretto il verbale adesso. Esatto, sì, quella quella adesso. Del 14 dicembre e bisogna avere segnalazioni dal comitato di quartiere e da alcuni cittadini di grado abbastanza diffuso, delle cose poi su che cosa. Patrizio, scusa, si sente malissimo, non si sente niente. Il degrado intorno a dei monumenti dell'Euro di quartiere e quant'altro, ci sono praticamente immondizia, c'è varie cose e volevamo chiedere appunto, perché diciamo che ovviamente la RSPA da questo punto di vista è abbastanza attento, dato che ritorna nel nostro territorio, ricade forse adesso un danno a livello di immagine storica della città, ma comunque sta nel nostro territorio. Quindi io volevo mandare una nota alla sicuramente Commissione Ambiente e poi vediamo che ci sarà bisogno di chiedere, diciamo, appunto delle citazioni in merito. Poi girerò le questi erano due argomenti. Madonna, Patrizio, sì, sembra che sei in aeroporto. Ma perché io sto fermo davanti al Mac, ragazzi, sono seduto davanti al Mac. È un problema del computer, non so che dire. Provo a mettere le cuffie. Adesso invece va bene. Ma mi si vede che mi si è rotto, perché non ho fatto niente. Non è cambiato. Io ho alzato il computer sul tavolo. Scambia il microfono, padre. No, mette le cuffie, aspetta, provo a mettere le cuffie. Aspettate un attimo. Allora, pronto? Mi sentite? Sì, perfetto. No, perfetto no, però è che tu mi senti sempre dal microfono questo qua. Aspetta un attimo. Mamma mia, che difficoltà. Allora, aspetta un secondo, Mi collego con le cuffie, probabilmente è meglio. Allora, un attimo che ce l'ho collegate sul telefono. Ok. Mi non sentiamo più niente. Niente, non lo so, non mi si connettono le computer. Vabbè. Adesso sì. Comunque si sente adesso. Adesso sì. Vabbè, andata così. E quindi questi sono due argomenti. Volevo che a cui diciamo, presterò attenzione e vediamo se
appunto uno convocarlo con la commissione commercio e l'altro la commissione ambiente, altrimenti faremo la commissione trasparenza. Volevo sapere dai consiglieri, visto che la prima commissione del 2021, se avevano degli argomenti da voler trattare. Lascio la parola a voi, grazie. Nessuno al momento? Chi deve parlare? Ai consiglieri, io ho detto ho due argomenti da attenzionare e l'ho appena elencati. E sì. Se voi avete degli argomenti per voler io, una commissione, sono a disposizione vostra. Io vorrei cortesemente, se fosse possibile, come commissione trasparenza, vedere che tipi di bandi sullo sport sono stati fatti nel nostro municipio. Quindi la verifica di tutta l'attività, diciamo, degli avvisi pubblici, manifestazioni di interesse e quant'altro sulla impiantistica sportiva. Che la panoramica dello sport nel municipio. Bene. Sì, no, ma dal punto di vista di avvisi pubblici, perché c'è una commissione specifica, certo, per la sport. Noi solo le verifiche su a che punto stanno gli avvisi pubblici, le manifestazioni di interesse, su eventuali anche quelli pubblicati? Pubblicati e da pubblicare? Certo, c'erano tutti, no, quelli pubblicati e quelli da pubblicare. In che situazione stiamo? Perfetto. Allora, va bene, questa la convocherei a sto punto alla prossima. Al prossimo lunedì direttamente, perché così quella là della UIL, del sindacato sul commercio, posso dirti chi devi invitare, secondo me, certo, metti a parte gli uffici municipali nostri, a parte secondo me anche gli uffici dipartimentali che hanno strutture sportive all'interno del nostro territorio, che hanno acquisito manifestazioni di interesse o hanno fatto avvisi pubblici sul nostro territorio. Assolutamente sì. Sta mettendo a verbale, no Marie? Sì, certo. Allora, questa la possiamo convocare pure lunedì prossimo, visto che Enrico convocherà il giovedì, non questo chiaramente, quello prossimo, poi dopo il discorso quell'altro che mi avevano richiesto appunto di avere un chiarimento come trasparenza. Avete altri argomenti da voler segnalare? No, al momento no, ok. Ok, vabbè, abbiamo comunque questi tre argomenti. Mentre una domanda, che cosa avevamo ancora di memorie da vedere? Devi guardare sulla piattaforma, perché io sono stata in ferie e sono rientrata oggi, a parte lunedì scorso, per fare la commissione. Quindi non so se è stato caricato qualcos'altro. Sì, ma fammi capire come... Aspetta, ecco. Aspetta che mi si è aperta una cosa, ho scritto lavagna, PowerPoint, desk. Che cazzo, questo mi sa che... Ah, ok. Allora. Buongiorno. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Avevo problemi di rete. Tranquillo. Ti faccio un recap volante. Grazie. Allora, abbiamo approvato il verbale del 14 dicembre, quello con l'amministratore di Austria Rosati. Poi io ho portato due argomenti all'attenzione. Uno è una lettera che ho ricevuto l'8 gennaio dalla UIL sugli addetti quelli al lavoro del turismo e del commercio, che c'è stata un'interpretazione, mo bisogna capire se è sbagliata oppure dipesa da qualche motivo del dipartimento che poi ha trasmesso il municipio, per quanto riguarda le postazioni là Enrico Fermi. Però loro sostengono che è proprio un errore, e anche il consigliere Enrico, che diciamo conosce un po' questa cosa, diciamo asseriva forse lo stesso. Però lui ha dato disponibilità anche. Ovviamente, ripeto, notizie ufficiose, questo parliamo di appunto qualche giorno, 15 giorni fa, 20 giorni fa.
Esatto. Sì, perché beh, mo è nato il problema, perché mo sono trasferiti e vabbè. Poi pioveva. Sì, sì, ho letto. Quindi adesso ho letto. Ma come pure qua a Torino sta, cioè, vedremo adesso quello che accadrà con la, pure col discorso del, delle rotazioni, no, che sono spostate perché ha piovuto fino a ieri. Poi, e questo è la prima cosa, lo do disponibilità, quindi la vediamo in commercio, che secondo me è più giusto con lui, e ok. Mentre ho avuto delle segnalazioni del comitato di quartiere di, diciamo, di un bel po' di degrado intorno a, ai monumenti del, dell'Eur, che mi hanno mandato delle foto, hanno anche pubblicato su Facebook, e mi hanno chiesto a me un chiarimento per quanto riguarda, cioè, diciamo, l'Eur SPA, perché in teoria se ne occupa lui della... della pulizia e quindi trasmetterò alla commissione ambiente e vediamo un attimo che succede. Poi vi trasmetto anche le, diciamo, le la documentazione che ho ricevuto, anche fotografica. Quindi, quindi aree gestite da Euro SPA, aree però gestite da Euro SPA, sì. Però non è solo ambiente, si parla di monumenti. Come? Se non sbaglio, perché l'ho visto quelle foto di CD in posto, si parla veramente di degrado intorno ai monumenti dell'Euro, quindi alle colonne, quindi credo che ci sta pure una questione, non so, forse se tu la metti nel decoro generale, là, forse va l'ambiente, ci potrebbe essere già un po' tutto, perché riguarda, ho visto, molto presenti i monumenti pure che stanno andando in degrado. Esatto, esatto. No, però dato che Rosati ci ha raccontato che è molto attento sul discorso della bellezza, di quello, di quell'altro, che ha anche un costo importante sul, poi sul bilancio dell'Euro e quindi nostro, perché ricordiamo che è finanziato dal Ministero al 90%, al 10% dal Comune di Roma, quindi non è che è privata come società l'Euro, è pubblica, ha statuto privato ma è completamente pubblica. E... appunto volevamo anche della rimozione della, diciamo, del bracciato là intorno alla nuvola, che quello che avevano detto Rosati, se non sbaglio il presidente aveva detto che l'avrebbe tolto entro un mese tutte quelle piattaforme di cemento, adesso non ricordo come si chiamano, per, diciamo, delimitare l'area sulla Cristoforo Colombo. Sì, parla intorno alla nuvola, tutta, diciamo, l'impalcatura che sta intorno alla nuvola, che hanno messo, adesso non mi ricordo il nome tecnico, che si dice dei blocchi di cemento per proteggere l'area, no? Che hanno detto avrebbero tolto. No, era un po' tutto. New Jersey. Il sorriso sono quelli con la rete metallica che blocchi di cemento sotto, i New Jersey sono quelli che dividono proprio. Comunque, vabbè, difatti potremmo pure riconvocare tra, che ne so, fine gennaio, primi di febbraio, a distanza a quel punto di 2 mesi, perché era il 14 di dicembre, anche il 14 febbraio, per capire un po' la cosa, avvisando l'Eur prima, perché a me è piaciuto quello che ha detto e la diciamo anche la passione che in teoria ci sta mettendo e ci vuole mettere. Però, ecco, se lo teniamo sott'occhio, anche per il discorso poi pure difendi, che quella è un'altra follia, quella è una follia. Il Palazzo della Civiltà del Lavoro, guardato della Concordia. La Concordia. E questo è quanto. Poi il grande consigliere Ku Klux Klan, Cucunato. Sì, no, una cosa, un momento, potevo chiedere una cosa sul discorso del trasferimento, diciamo, delle persone che da Fermi dovrebbero andare nelle altre zone, come sta procedendo, perché avete detto di questa cosa qui, appunto, lettera Will, però poi sicuramente Filippo Massimo Enrico lo tratterà in maniera esaustiva nella commissione. Nella chat trasparenza, sì. Come? Nella chat di WhatsApp della trasparenza, tu ci sei? Sì, sì, come no. Ce l'hanno tutte le... Se la lettera mi hanno mandato a me, sia la corrispondenza che hanno intercorso col municipio. Mm-hmm. Quindi puoi leggere tutto, però Enrico, Okay. Qualcosa... Te lo dice, io perché non sono al corrente. Quindi per il momento non si sono ancora trasferiti? No. Enrico, sai altro tu? No, ragazzi, quello che sapevo ufficiosamente vi ho detto. Mentre Cucunato ha chiesto di avere diciamo uno specchietto dei bandi pubblicati da pubblicare. E sul discorso dello sport nel municipio, peraltro l'aveva già chiesto, quindi mi sembra giusto convocare la prossima commissione su questo. Se vuole aggiungere qualcosa il consigliere Cucunato, è ben accetto.
Altrimenti lasciamo la parola a Mancuso, che sicuramente è importante che si invita anche il dipartimento, capito? Come? Sento lontanissimo. Importante sono gli inviti. Gli inviti già ti ho detto, gliel'hai detto. Allora, gli inviti. Allora, che Maria, hai messo tutti gli invitati che ha detto Cucunato, se no li mettiamo subito, li scriviamo. Sì, ha chiesto di invitare gli uffici municipali e i dipartimenti che hanno un qualsiasi interesse nel nono municipio. No, i dipartimenti pure. Pure assessore allo sport, chiaramente. Certo, ci mancherebbe altro. Ok. Ok, no, mi raccomando, perché sennò famo ogni buco nell'acqua. Allora, grande Mancuso, tu sicuramente ce l'hai un argomento che vuoi portare No, sempre parlando di questa cosa qui dell'affidamento delle palestre, mi è arrivata insomma comunicazione da una persona che mi conosce, insomma, e fa parte di un'associazione sportiva, che io credo sia stato abbastanza lieto di leggere che il nostro municipio, con protocollo CN 124059 del 24 dicembre 2020 comunicava ai rappresentanti legali delle associazioni sportive, posso continuare a leggere? Certo. Perché oggetto centri sportivi municipali con rispettivi anno 2020, perché credo che siano state anche le indicazioni che abbiamo dato noi consiglieri. Qua dice: si informano le associazioni sportive affidatarie di centri sportivi municipali nel municipio Nono Eur, che ai sensi dell'articolo 6 del nuovo regolamento dei centri sportivi municipali approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 41-2018 e integrato e modificato con delibera Assemblea Capitolina 78-2020, la scrivente direzione ha provveduto alla riduzione dei corrispettivi dovuti dalle associazioni sportive dilettantistiche per il periodo marzo-giugno 2020, con determina dirigenziale CN 1274-2020, e settembre-dicembre 2020, con la determina dirigenziale 1755, sempre del 2020. In conseguenza delle gravi e imprevedibili circostanze causate, va bene, si conferma altresì il pagamento dei corrispettivi dovuti per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Questo e quindi io credo che insomma seguano anche i ringraziamenti da parte di quei rappresentanti di queste associazioni, perché noi stessi, mi ricordo, dicevamo, visto che non possono svolgere la loro attività, i canoni non sono dovuti, e mi chiedevano come fare per poter reperire queste due determine dirigenziali, cioè la CN 1274 e la determina Assagliati. E l'altra è la determina 1755, perché da quello che ho capito dovrebbero stare sul sito, le determine. No, quest'anno non ce n'è, cioè nell'anno 2020 non c'è nemmeno una determina, nell'ambito 2019 sì, c'erano. Per questo che te lo danno in teoria in 10 giorni, se no glielo fai far loro, ma gli arriva dopo una vita, due mesi, tre mesi. Ok, questo ecco, comunque a me sembrava una cosa diciamo positiva, perché tutto sommato seguiva anche le nostre indicazioni, e da quello che mi spiegavano che in altri municipi non sono stati così pronti, ecco, nel rispondere, se ho capito bene le loro richieste, proprio perché volevano avere queste due determine sotto mano. Ecco, questa è insomma la cosa che comunque vi volevo segnalare, la prima volta che ci saremmo incontrati. Ok, perfetto. E allora, prima di passare... Posso Patrizio, scusa. Prego. Ma infatti secondo me c'è un errore, perché non c'è una riduzione. Perché da quello che ho sentito, Mancuso parla di determine in cui dice che c'è una riduzione nella lettera. Cioè c'è proprio l'annullamento del pagamento dovuto, perché non li hanno utilizzati. Per dire, c'è l'esonero da marzo a dicembre, pagano solo gennaio e febbraio 2020. Ma non riduzione. No, no, l'esonero. L'esonero perché lui ha parlato di riduzione. L'esonero.
Sì, sì, io ho letto quello che ha firmato il direttore Di Maio con la responsabile. Che c'è scritto? Riduzione c'è scritto. Ha provveduto alla riduzione dei corrispettivi dovuti, probabilmente perché si intende che gennaio e febbraio l'hanno pagati, quindi invece di essere di un anno di 12 certo. mensilità, solamente due, credo io vado a deduzione. Esatto, pagano solo gennaio e febbraio. Sì, 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 ma in questo senso è riduzione, invece che 12 mesi ne pagano due. Esatto. Ma quello è quello che è avvenuto pure sul discorso delle OSP commerciali, eh? Sì. Il tema è ovviamente lo stesso, perché se io non ho la possibilità di utilizzare il bene per cui in teoria pago un'imposta, un'occupazione, quel che è un'imposta di occupazione, di uso, è normale che non cioè, in teoria non andrebbe pagato, ma questo pure sugli affitti commerciali, che si sta aprendo un nodo incredibile, anche che stanno portando in tribunale parecchi imprenditori, anche perché nel momento che non posso disporre del bene per motivi ovviamente straordinari, non divesi da me, ma da quello che sappiamo, in teoria è lo Stato che deve occuparsi, perché ma nel senso gli affitti dovuti al comune dello Stato per i proprietari di proprietà privata, gli affitti ai privati, perché al momento i privati gli affitti li chiedono normalmente e non esiste nessuna legge ancora che gli vieta di chiedere, non solo gli vieta di chiedere, ma gli vieta di averli, diciamo, di averli legittimamente i canoni dovuti, ma c'è solo un blocco degli sfratti. Se fa una legge deve pure metti i soldi. Esatto, esatto. Fino al 31 marzo. No, il problema è che sugli impianti sportivi che stava parlando Mancuso, scusa, non impianti sportivi, ma palestre municipali, che invece nella determina, se Paolo sa, Mancuso, si è prevista invece una proroga, perché questi impianti della palestra hanno necessità della riduzione del canone, che mi sembra ovvia e giusta, ma quindi se c'è una riduzione c'è anche un allungamento, o quindi in base al fatto che c'è una riduzione non c'è l'allungamento parla solo di corrispettivi anno 2020, centri sportivi municipali è l'oggetto, trattino corrispettivi anno 2020, nient'altro, non parla di nient'altro. Almeno da quello che so io, per quanto riguarda gli impianti sportivi, per fortuna, poi alla fine la cosa, fortuna e sfortuna, cioè non si sono messi i paletti, però in un certo senso il Dipartimento Sport ha la capacità di analizzare i singoli casi per gli impianti sportivi, in base, parlo di proroghe, quindi in base alle condizioni può decidere se dare o meno una proroga, e può decidere anche la tempistica, che credo non deve andare oltre un tot anni comunque. Quindi volevo sapere se noi ci rifacciamo anche noi a queste cose, cioè se il municipio diventa parte, diciamo, garante nel determinare poi se ci sono nuove le proroghe. E noi come possiamo saperlo? Io questa roba della proroga, della concessione, parliamo? Cioè, tipo, se tu hai una scadenza del 2023 che viene prorogata due anni, stiamo facendo qualcosa nella diretta municipale. Io ti sento male, però. Mi senti tu? Mi sentite? Sì, sentiamo bene. Allora, io non so, io purtroppo non ne ho contezza, e questo so che è grave, però spero che qualcuno di voi ce l'abbia. Ma io non so al momento. Allora, io sapevo dell'esonero dei canoni per quanto riguarda le OSP commerciali e per quanto riguarda ovviamente i canoni dei centri sportivi, per un discorso proprio di impossibilità di usufruire del bene, e quindi decade la motivazione del pagamento. Per questo ho detto, come decade per il pubblico, quindi le cose del Comune di Roma, le OSP e i centri, per dire, municipali, comunali, dovrebbe decadere pure per i privati. Il problema è che se decade per i privati, lo Stato gli deve dai soldi ai privati, come diceva giustamente Di Nardo. Io come faccio a pagare l'affitto di, per dire, che ne so, una palestra, oppure una discoteca, oppure un bar, oppure un ristorante che è chiuso, perché tu mi dici che devo stare chiuso perché c'è, per il discorso del,
sappiamo bene delle limitazioni, io come faccio secondo te a pagare affitto? Quindi questo è un tema che si aprirà e coinvolgerà tutto il mondo. Noi pensiamo all'Italia, pensiamo a Roma, e succederà un casino. Guarda che il casino magari già sta succedendo, però basta leggere i giornali che si sta infiltrando in queste situazioni. Non parlo solo di problematiche italiane, ma anche internazionali, no? Ci sta adesso regolazione in atto, anche guardata dalla Guardia di Finanza. Naturalmente se lo Stato non supporta, subentra chi ha il cash. Cioè, praticamente pure qua, chi c'ha un posto pubblico in affitto da qualsiasi ente, perché poi l'hanno stoppati tutti gli enti, per dire, anche l'ATER ha stoppato gli affitti commerciali, e secondo me è giusto, ovviamente, però praticamente chi ha un posto pubblico ne beneficia, e chi ha un posto privato, cioè, al momento deve corrispondere tutti gli affitti. Il fatto degli sfratti, perché ci fa tanta gente invece che campa di avere magari una casetta, e lo Stato ha bloccato gli sfratti ma non ha previsto dei soldi per chi affitta casa. Praticamente si sta facendo, come si dice, con i soldi degli altri per efficienza. E quindi invece una cosa che io non ho contezza era sulla proroga, cioè abbiamo fatto un esempio, un centro sportivo, fai conto, non ha operato per quei mesi, come abbiamo detto, quei 10 mesi, quindi paga fino a febbraio, e da marzo 2020 non paga, fino a che finirà sta situazione. Quindi più o meno, mi immagino un anno, no? Fai marzo, 12, 13, 14 mesi. E io però non ho contezza, scusate se ripeto questo termine, ma è proprio il termine corretto, di un documento da parte del Comune di Roma che dava proroghe o meno, cioè se me ho una concessione del 2023 mi diventa di un anno e mezzo in più, per dire. Questa cosa non la so, se la sapete me lo... Sì, lo sto dicendo io, per gli impianti sportivi è stata fatta una delibera comunale che abbiamo pure, tra virgolette, votato, poi l'hanno modificata un po'. Ok, grazie. Da parte del Fortuna, in senso ad oggi, spetta fondamentalmente al Dipartimento Sport, a descrizione, guardando dei paletti, dei calcoli, se o meno un impianto sportivo abbia diritto o meno a una proroga, nel senso, appunto, facciamo gli esempi, se una scadenza, una concessione di 10 anni e ne autorizza 19, magari il Dipartimento Sport per un anno non è che gli dà una proroga di 10 anni, visto che mancava solo un anno, magari gli darà niente o gli dà un anno massimo, quindi in base a delle descrizioni paletti che adesso non conosco proprio al 100%, ma il Dipartimento Sport li ottiene. Ma questo è per gli impianti sportivi comunali. Per quanto riguarda le palestre, appunto, è quello che chiedevo, non lo so, non so se noi abbiamo qualcosa e chi se ne sta occupando, se i nostri municipi, se i nostri uffici sono loro che si occupano delle proroghe, e se c'è una determina che abbiamo fatto, potremmo chiederla e vedere. Ottimo consigliere, tanto che l'ha informato, ma l'eventuale proroga viene valutata, immagino, per impianti regolari, però non per impianti che non pagano, che hanno pericolosità. Comunque sia, i paletti ufficiali non credo siano stati scritti nella determina, infatti è quello che io ho chiesto con tanta veemenza. Sento malissimo, però Di Marco, se può parlare meglio, forse sta in viva voce, io la sento malissimo. Sì, sto in viva voce, mi sentite meglio? Sì, adesso? Molto meglio. No. Voglio dire che comunque i paletti non li conosco tutti del Dipartimento Sport, però so che ci sono e sono, penso, sicuramente in base a queste cose che abbiamo detto, se la concessione era vicina alla scadenza, se ha degli abusi edilizi. Non è che gli danno un altro anno per non pagare, questo immagino, spero. Perché... Quindi queste cose sicuramente so che sono a discrezione, comunque con dei paletti al Dipartimento Sport, ma poi lì posso pure chiedere meglio, potremmo fare una richiesta. Però per quanto riguarda invece a livello municipale, non so proprio se noi l'abbiamo prevista. Morto Di Nardo? Poverino. Posso fare una domanda? Vabbè. Posso fare una domanda? Tutto quello che vuole, lei, padrone. E se era possibile fare una nota, quindi in base a ciò che ci ha spiegato il consigliere Raffaele Di Nardo, proprio al Dipartimento Sport, per sapere... per i centri sportivi comunali che insistono nel territorio del municipio Roma Nove Eur,
per sapere se hanno usufruito di una proroga, se hanno usufruito quindi anche del discorso del pagamento dei canoni fermato, sospeso, e la proroga per quanto tempo è stata concessa. Se è possibile, proprio queste domande semplicissime, proprio due righe. La mia è capitale questa cosa, Maria, che facciamo una nota così chiediamo la risposta. Sì, già l'ho messa, Patrizio. Grazie. Guarda che tutti bravi. Grazie Maria. Se posso, volevo informare la commissione, stavo smanettando sul sito del municipio, che è stata inserita l'elenco delle stazioni radiobase presenti sul territorio del municipio 9, il 7 di gennaio. Quindi quello che abbiamo chiesto ripetutamente. Può ripetere il corrente che non purtroppo me ne voglio assegnare. No, volevo segnalare alla commissione che è stato pubblicato sul sito, sulla pagina del municipio 9, l'elenco delle stazioni radiobase presenti sul territorio del municipio 9, con la localizzazione, la richiesta, il protocollo e quant'altro. Che sai quanti ci sono segnalati? La commissione a suo tempo. Sai quanti sono stati segnalati lì sul sito? Se parli italiano capisco. Raffaele, togli il viva voce. Sai, purtroppo non mi sentite, forse non si sente bene. Ora bene, ora bene. Volevo sapere se la lista che diceva il consigliere corrente, sappiamo quante sono. Sì, sono numerate, sono elencate come in base alla localizzazione, insomma, c'è il link, il protocollo. Andate... Ah, ok, però non c'è un elenco, diciamo, da 1 a 100, così, cioè, solo, diciamo, sulla mappatura, quindi la geolocalizzazione. No, c'è proprio, c'è tutto. Vai a vedere, c'è tutto, c'è la localizzazione, la richiesta, l'indirizzo, il civico, c'è tutto. Mi sembrano un po' poche, ma c'è tutto. Sì, perché vi ricordate che l'architetto Gregori aveva spiegato che dal 2015... controllare se l'abbiamo messe tutte o meno. Secondo me, io ne conto 16, che mi sembrano poche, però... E ripeto, no, l'architetto Gregori, se vi ricordate, intanto lo ringrazio per aver dato, ovviamente come al solito quando si dice una cosa la porta a compimento, lui si è detto che stava facendo il lavoro di ricognizione dal 2015 ad oggi, non so se ricordo male io. Sì. Quindi probabilmente queste sono le antenne che ha trovato, le stazioni radiobase che ha trovato e ha pubblicato. Sul vecchio sito mi ricordo che c'erano molte altre delle precedenti. Queste sono 16. Cesare Pavese, Byron, Comunella, Chianesi, Leva, Viale Europa, Trigorie. No, sono solo 16, mi sembrano poche. Adesso non ho internet aperto, dalla pagina principale, quindi si arriva agevolmente? Sì, metto il link in cosa? Dai, metto il link sulla chat. Certo, non la discutiva, però... Raffaele, non ti si sente? Dico, se avete il cellulare 5G, gira più veloce l'apertura. Ciao, sto bene, saluto a tutti. Poi un'altra cosa, non so se può riguardare Commissione Trasparenza, chiedo al Presidente Chiarappa una domanda che non c'entra nulla così in generale, ma proprio dal punto di vista regolamentare, visto che ci sono anche diversi commissari e un vicepresidente della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, avete letto che è arrivata una delibera che dovrebbe essere discussa per il 19 di gennaio. Se la discutiamo il 20 di gennaio va bene uguale? Perché mercoledì, ovviamente, per il discorso del bilancio non facciamo commissione urbanistica mercoledì 13, a meno che non vogliamo mettere una straordinaria il 15. Ditemi voi. Siamo in trasparenza, quindi scusate se ho messo questa
questa vicenda così in campo brutalmente. Io Paolo giocherei d'azzardo e la calendarizzerei mercoledì 13. Se poi c'è consiglio, si chiede la straordinaria. E, posso, non per fare l'avvocato difensore, ma visto che abbiamo 5 persone dell'ufficio consiglio commissioni e devono stare tutto il giorno con noi, insomma, il giorno dopo una boccata d'ossigeno, anche perché dovranno sicuramente fare altre attività legate al bilancio, per esempio se ci fossero degli ordini del giorno, delle certo. E quindi non so, chiedo un parere a Maria, ma io preferirei non convocarla per il 13. No, corretto. No, anche perché siamo soltanto io, Valentina e Rosaria, quindi ecco, non sapevo nemmeno questo, addirittura io dato per cui io confesso, ne avevo già parlato in capigruppo e al presidente Cerisola che non avevo intenzione proprio di convocarla, proprio perché negli anni passati, quando eravamo a cavallo del mercoledì, sempre per questione insomma di dare un po' di respiro, perché poi ripeto, gli uffici so che comunque il giorno dopo continuano a lavorare sul bilancio. Giusto. Sì. Quindi Maria, quindi che facciamo per mercoledì 20 oppure una straordinaria? Dimmi tu, io... insieme ovviamente agli altri consiglieri. Guarda, questo non te lo so dire, perché calcola che eventualmente giovedì ci sarebbe, ancora non è stata convocata, però potrebbe esserci sia bilancio che Barros. Venerdì sicuramente ci sarà scuola, questo lo devi decidere tu quando. Mm-hmm. Sì, perché tanto noi non abbiamo commissari in parallelo con... insieme alla scuola, diciamo, io preferirei il 20, però visto che c'è un giorno di differenza, per me non dovrebbero esserci problemi, perché tanto la giunta si riunisce in genere il giovedì o il venerdì, sì, dico infatti, bene? Anche perché la scadenza in consiglio è il 3 di febbraio, quindi dovrebbe il 20 va bene. Un giorno di differenza non dovrebbe far... Scadenza di consiglio il 3 di febbraio, 20 è mercoledì, va in giunta il giovedì, volendo il primo consiglio utile che si farà prima del 3 di febbraio. Perfetto. I consiglieri tutti quanti hanno qualcosa da dire? Il capogruppo della maggioranza è d'accordo? La maggioranza Maisano? Sì. Ma perché io ho ricordato, perché non sapeva più che era maggioranza, capito? Quindi l'ho ricordato un attimo. Ma non lo sa che è maggioranza, non lo sa più. Mi sa che ha problemi col microfono. Aisano? Diga. Ecco, scusa, ti vuole fare una domanda? Sento male, però, dimmi. Dicevamo, l'ho spiegato, lo ripeto, siccome c'è una delibera che è arrivata di una modifica, credo, al piano regolatore, che riguarda il quartiere, mi sembra, di Casal Brunori. Ora sì, Casal Brunori. Bene. Allora, visto che dovremmo discuterla in commissione entro martedì 19, noi abbiamo commissione mercoledì 20, se va bene a tutti calendarizziamo per mercoledì 20, invece di fare una straordinaria questo venerdì 15. Va bene per il capogruppo della maggioranza? O preferisce che facciamo una straordinaria? Perché a parte che sulle commissioni non dovresti interpellare me, ma dovresti interpellare Cerisola e i commissari. No, io ragazzi, vi devo lasciare un attimo impegnato. Prego, ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Okay. Poi i tempi delle delibere, per carità, non è che sono perentori, diciamo, sono abbastanza
abbastanza lasti, quindi non penso che un giorno in più, un giorno in meno cambia qualcosa. Poi ti potrei anche dire, prova a calendarizzarlo per questo mercoledì, perché se tutto va bene, si spera che il consiglio sul bilancio finisce in orari decenti, si spera. Poi non lo so come va a finire, però almeno no, l'idea sarebbe quella, come tu ben sai. No, però ho già spiegato, visto che anche il giorno dopo sicuramente gli uffici sono impegnati con comunque con il bilancio, e il fatto che diciamo sono solo 5 persone in questo momento, Maria ci spiegava, ridotte a 3, e diciamo è molto meglio insomma lasciare il mercoledì agli uffici a disposizione per potersi organizzare il lavoro che gli è rimasto dal giorno precedente, come abbiamo fatto tutti gli anni, d'altronde. Bene, per il 20 allora, dai. Grazie. Anche di questo parere. Su queste cose devo interpellare i commissari e Cerisola. Mm-hmm. Io ti posso dare un parere che è estemporaneo. No, però capogruppo della maggioranza mi sembra il minimo. Vabbè, grazie. Grazie. E ci mancherebbe. Va bene. Bene, grazie anche del parere. Presidente, la parola, grazie per avermi concesso tutto questo tempo. Prego, Mancuso è sempre il benvenuto. Va bene, se abbiamo esaurito gli argomenti, io direi di aggiornarci a lunedì prossimo con la convocazione, quella lì, della richiesta di tutti gli atti, così Cerisola è contento, non ci dà fastidio, in merito ai bandi sullo sport del municipio nono. Va bene? Perfetto, sì. Allora interrompo la registrazione. La registrazione chiudi alle 12:10. Perfetto. Va bene? Bene. Buongiorno a tutti, grazie. Buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao, ciao. Buona giornata. Ciao Maria. Ciao, buona giornata. Thank you.